Che cos'è e cosa fa il coordinamento diplomati magistrali abilitati? Allora, il 23 dicembre in tutta Italia noi come diplomati magistrali ci siamo riuniti attraverso i social e abbiamo deciso di riunire questi gruppi per regione. Io in questo momento rappresento qui il coordinamento diplomati abilitati Regione Liguria, perché sono stata la persona che quel giorno del 23 dicembre ha raccolto tutte le persone che desideravano capire meglio cosa stava succedendo dopo la sentenza del Consiglio di Stato, e tante persone chiedevano aiuto per scendere con dei pullman, con dei mezzi a Roma, dove ci sarà l'8 gennaio praticamente una manifestazione per far sì che i nostri diritti ci vengano riconosciuti. Perché queste persone non si sono rivolte ai sindacati? Allora, queste persone, anche la sottoscritta, si è rivolta ai sindacati, ma purtroppo il 27 dicembre, dopo ovviamente i giorni di Natale, i sindacati ci hanno detto che non avrebbero messo, alcuni sindacati, non abbiamo ovviamente sentito tutti, quelli che conoscevamo ci hanno detto che dei pullman non li potevano mettere sulla destinazione di Roma, e così io e un gruppo numeroso di colleghi e colleghe da tutta la regione Liguria, partendo da Ventimiglia fino alla Spezia, abbiamo deciso di cercare un autonoleggio e di prenotare dei pullman per far sì che fossimo in tanti a scendere sul suolo romano e far capire che esistiamo. Siamo riusciti, dopo una serie di contatti telefonici attraverso tre gruppi WhatsApp, a riempire, ad avere a disposizione due pullman. Di quante persone stiamo parlando che sono attive in questi gruppi? Un circa 600 persone e credo anche molto di più attraverso anche solo la mia pagina Facebook, perché in questi giorni mi sono arrivate decine di decine di richieste. Questo coordinamento diplomati magistrale abilitati si è riunito, voglio sottolineare, a prescindere dalle sigle sindacali di appartenenza, a prescindere dagli schieramenti politici. Sui pullman per Roma ci saranno persone che metteranno in tasca la loro tessera, che metteranno via il colore delle loro bandiere. Siamo lì e andremo a Roma solo con il nostro cuore e la voglia di rimanere insegnanti a tempo indeterminato per sempre. Le direzioni didattiche, gli altri insegnanti di ruolo, il personale ATA vi sono stati vicini in questa vostra lotta? Allora, nonostante la chiusura del periodo delle feste natalizie, i dirigenti scolastici, le direzioni didattiche, gli istituti comprensivi sono riusciti a mandare, dove ancora non c'era stata la comunicazione dello sciopero che era stato indetto da due sigle sindacali, sono arrivati in tempo i fogli e siamo riusciti così a dare la nostra adesione, e abbiamo anche saputo in questi giorni della solidarietà da parte di docenti di ruolo e del personale ATA che aderirà a questo sciopero proprio per sostenere la nostra causa.